Tirare fuori i propri assi dalla manica, trovare il miglior partner sulla piazza e giocare al meglio la propria partita. È quanto sta facendo la città della Fortuna per promuovere alcuni dei suoi aspetti più identitari, come il carnevale e la marineria. Tradizioni che potranno trovare nuovo slancio turistico grazie alla recente firma del protocollo d'intesa tra il comune di Fano e l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del MIBACT, un documento che definisce le azioni condivise che potranno rendere la città sempre più attrattiva. Soprattutto se si riuscirà a conferire al Carnevale di Fano lo status di patrimonio immateriale dell'UNESCO e se il programma nazionale del MIBACT per la valorizzazione della marineria potrà davvero partire dalla città della Fortuna. L'impegno dell'Istituto è l'impegno a fornire un supporto tecnico-scientifico al Comune di Fano, nel caso specifico, appunto per attività di documentazione, di salvaguardia e di valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio culturale immateriale. Partiremo dal carnevale e dalla cultura marinara, ma quasi sicuramente amplieremo i nostri interessi e le nostre modalità di collaborazione anche ad altri aspetti del patrimonio culturale immateriale, come altri eventi rituali e festivi o la tradizione gastronomica e così via. La firma dell'accordo con il Comune di Fano rientra in un'attività progettuale che l'Istituto sta portando avanti con i territori. Le Marche sono una regione che comunque è un punto di riferimento per noi, perché abbiamo già avviato una serie di progetti con Porto San Giorgio, per esempio, con Urbino, e quindi lavorare anche con Fano per noi è importante, perché si tratta di estendere a livello territoriale un lavoro che comunque deve avere un riscontro non strettamente locale, ma un riscontro appunto su territori più ampi. Beh, questo è un momento importante, abbiamo siglato questo protocollo che in qualche modo è un altro pezzo del mosaico su cui stiamo lavorando, cioè quello di far crescere sempre più la nostra città sotto l'aspetto culturale, ma come ho detto vorrei riportare Fano sulla mappa culturale del paese. Per fare questo bisogna valorizzare quelle che sono i nostri elementi caratterizzanti, la nostra vivacità culturale e le nostre attività e le nostre iniziative. È importante il nostro patrimonio monumentale, ma è anche importante tutto quello che è legato, a cominciare dalle nostre tradizioni e dai nostri legami con la nostra identità. Due elementi forti sono quelli del carnevale, quello del marineria, e con questo protocollo c'è una collaborazione tra Ministero e Comune di Fano, con un obiettivo anche ambizioso, quello di arrivare anche con una candidatura di Fano per il riconoscimento del patrimonio immateriale del carnevale e dell'artigianato artistico legato a questo, a cominciare dai maestri carristi. E quindi un'altra tappa, un altro momento importante di crescita per la nostra città, ma soprattutto è anche un riconoscimento, perché quando il Ministero sigla un accordo non lo fa con tutti, ovviamente lo fa quando ci sono anche quei elementi che reputano giusto e diano valore al protocollo, all'impegno che ci si assume.